Rieccoci pronti per tornare ad analizzare quello che è accaduto sul mercato, insomma, in questo inizio settimana diverso perché al centro sostanzialmente c'è ovviamente il Natale, c'è il 24 che è la vigilia, giorno in cui i mercati sono chiusi e quindi insomma già fa notizia da solo, diciamo così. In più si è aggiunta, come abbiamo visto, insomma, le notizie che hanno preoccupato i mercati in maniera piuttosto imponente, soprattutto in avvio di contrattazione per quanto riguarda la seduta del lunedì, per poi insomma, chiudere le contrattazioni, complice anche l'arrivo, insomma, le notizie che arrivano da Wall Street in generale, comunque con una riduzione abbastanza netta delle perdite che comunque sono rimaste abbastanza forti, insomma, non distanti dai 3 punti percentuali. Però, insomma, è stata una reazione quella del mercato forse anche fisiologica, forse non tanto dovuta al Covid nuovo inglese, ma forse dovuto all'impasse in cui si trova la Brexit e, insomma, le chiusure che ad esempio la Francia, insomma, ha attuato sul fronte commerciale davanti all'emergenza nuovo Covid. Chissà che magari non abbiano contribuito, non stiano contribuendo a spingere il Regno Unito verso quell'accordo appunto sul fronte Brexit che finora è mancato. Beh, insomma, sono tante le variabili. Cerchiamo di metterle ancora più a fuoco con Michelangelo Massara in collegamento con noi di Private Wealth Advisory. Ben trovato, Michelangelo. Angelo, buongiorno. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti. Allora, sentiamo un po' subito che idea ti sei fatto, insomma, riavvolgendo il nastro, insomma, riportiamoci più o meno a questo weekend, insomma, al fine settimana, che è il periodo in cui più o meno è emersa questa nuova presunta, insomma, presunta no, però sicuramente questo nuovo allarme, non che ne avessimo bisogno, però questo ceppo, questa variante del Covid-19 che a quanto pare, insomma, potrebbe costringere nuovi provvedimenti, anche se al momento non siamo ancora su questo piano, insomma, a questi livelli. Michelangelo. Beh, quello che è successo principalmente nel weekend e in chiusura di settimana è che sono arrivate sicuramente una serie di notizie per quanto riguarda molti degli stati europei che hanno deciso, ricordiamoci, un lockdown non solo questa settimana, ma nelle prossime settimane molto ma molto più pesante, molto ma molto più duro di quello che è stato, diciamo, poi deliberato in Italia oggi e fino naturalmente al discorso dei primi di gennaio. Quindi questo sicuramente non è stata una notizia positiva. A questo si è sommato, guarda caso, proprio in chiusura di settimana borsistica, quindi durante il weekend, quindi durante un periodo in cui le borse erano anche chiuse. Tutte le informazioni derivanti in maniera, diciamo pure martellante, da parte dei principali organi di stampa sulla possibile variante del coronavirus, quella inglese, che ha portato, ricordiamoci anche qua, l'immediata chiusura di tutti i voli diretti sia verso che. Inizialmente era, diciamo, una manovra che doveva bloccare sia i voli verso l'Inghilterra che dall'Inghilterra verso gli stati europei. Poi, dopo abbiamo visto che naturalmente c'è stato un cambiamento in corso, ma tutta questa serie di notizie, compreso quelle degli organi di stampa dove dicevano questa variante ha sicuramente una possibilità di contagio superiore del 70%, la notizia che non si sapeva se la variante fosse, se diciamo quello che è il vaccino attuale sarebbe potuto intervenire in maniera efficace verso questa variante, ecco, ha generato sicuramente panico, panico da eccesso di informazioni da un lato. Che poi, comunque, nella giornata di apertura dei mercati, quindi i mercati poi hanno aperto in maniera negativa, ovviamente in funzione anche di tutta questa serie di informazioni, poi è arrivato il primo dato da parte dell'Inghilterra, dove in realtà il dato riportava, anche se sappiamo che è riferito probabilmente a una settimana fa o a giorni precedenti, in realtà una diminuzione dell'indice di contagio registrato in Inghilterra. Ecco, due informazioni completamente contrastanti, un weekend pieno di informazioni negative, un dato teoricamente positivo.
A questo dato teoricamente positivo si è unito naturalmente il discorso dei 900 miliardi di aiuti USA stanziati, deliberati e stanziati, e quindi naturalmente il mercato a quel punto ha completamente invertito, come vedremo poi nel grafico, il suo movimento. Comunque rimane un mercato molto ma molto volatile, come dicevamo nelle settimane scorse. Ancora di più si può vedere questa forte incertezza che si sta creando, sia perché in chiusura di anno sappiamo che si chiudono le posizioni diciamo definitive di chiusura da parte dei portafogli azionari, obbligazionari da parte naturalmente dei fondi comuni di investimento, ma anche e soprattutto in funzione dell'incertezza globale che si va a creare. Ecco, questo noi già lo possiamo vedere con quello che è successo sullo spread. Quindi una situazione tedesca apparentemente peggiore rispetto a quella percepita semplicemente due settimane fa, che va in contrasto ovviamente con il D-Day del 27, dove dovrebbero iniziare le vaccinazioni, che ha portato a un ulteriore accorciamento, restringimento dello spread BTP Bund, a fronte contemporaneamente in realtà di un rialzo del tasso di interesse del BTP decennale. Quindi che cosa vuol dire? Essendo lo spread un rapporto fra il tasso di interesse tedesco a 10 anni e il tasso di interesse italiano a 10 anni, il fatto che in contemporanea ci sia stato un incremento del tasso di interesse del nostro BTP decennale e un decremento dello spread vuol dire che ha perso di efficacia il rendimento e quindi il prezzo del BTP, cioè c'è stata una del Bund tedesco, c'è stata una fuoriuscita quindi dal Bund come ovviamente titolo di Stato sicuro, come investimento alternativo all'inflazione, come la sicurezza in assoluto in Europa, a favore ovviamente di altri asset. Ecco, questo lo possiamo vedere bene naturalmente nella grafica, perché andiamo a vedere direttamente quello che è oggi lo spread. Quindi 109 è la chiusura di ieri, ricordiamoci che arriviamo già da un valore di 116 di martedì scorso, quindi ci stiamo nuovamente riportando verso la parte bassa che avevamo visto nel 2015-2016, e questo anche se contemporaneamente c'è stato invece un piccolo innalzamento del rendimento del BTP decennale, che aveva chiuso la settimana scorsa a 0,54 ma era andata anche a 0,52 in area 0,50 e quindi si è riportato adesso in area 0,57. Quindi la paura anche nei confronti momentanea, relativa, ma nei confronti dell'Europa, della Germania, che ci possa essere effettivamente questa terza ondata e o che ci possa essere questa variazione del coronavirus a livello inglese che possa naturalmente incidere in maniera negativa su quelle che potrebbe essere il futuro recupero dei mercati. E allora andiamo a vedere effettivamente che cosa è successo sui mercati, Giacomo. Quindi lo Standard & Poor's 500, che come si può vedere qua, siamo a metà mese, in realtà aveva rotto nelle scorse settimane il massimo precedente di 3670 e ha fatto un ritracciamento relativo anche sul settimanale. Eccolo qua, praticamente questa è la chiusura di ieri, quindi di un solo giorno. Guardate, sì, lo spike che ha fatto, guardate la shadow molto lunga momentanea che si è andata a formare, ma guardate anche l'immediato ritracciamento. Praticamente il tutto è avvenuto nella giornata di ieri. E infatti eccolo qua che lo possiamo osservare ancora meglio. Oggi ho introdotto anche quello daily proprio per far capire comunque l'ampiezza del movimento. È andato ad appoggiarsi sulla sua media mobile per recuperare abbondantemente quasi tutta la perdita, quasi tutta la perdita che ovviamente aveva fatto rispetto al, diciamo, al movimento iniziale di apertura. E grosse novità, tranne quelle di cui abbiamo parlato prima, non è che ce ne sono state, quindi non c'è stato uno stravolgimento o qualche news assolutamente imprevista. C'è stata una presa di consapevolezza dell'eccesso momentaneo di reazione emotiva. Questo non vuol dire che nei prossimi giorni non possa poi prendere una direzione diversa, ma questo sicuramente è un indice di forza che il mercato in questo momento ha da una parte, e di incertezza ovviamente perché viene spaventato, giustamente direi, anche da macro variabili che in questo momento non erano state ben prese in considerazione. È logico che
se ci dovesse essere qualche ulteriore informazione in merito a un incremento dei casi per quanto riguarda la variante del coronavirus, e speriamo di no, che il nuovo vaccino possa essere non efficace verso questa variante o possa essere efficace in maniera inferiore rispetto ai dati registrati, ricordiamo fra il 90 e il 95% degli altri vaccini, ecco, questo potrebbe essere una novità purtroppo negativa che il mercato in questo momento ancora non sta scontando. E quindi andiamo a vedere... dimmi pure, Giacomo. No, annuivo, nel senso che ovviamente è uno dei punti di domanda più grandi, insomma, che si è andato a generare in questa parte finale dell'anno. Certo, perché il mercato in questo momento, Giacomo, sta puntando sul fatto che assolutamente i dati dei prossimi, diciamo, del prossimo semestre saranno migliori rispetto a quelli registrati ovviamente in questi trimestri precedenti, quindi la somma dei trimestri, e ovviamente puntano al fatto che per il periodo di tempo compreso fra aprile e giugno ci debba essere comunque una copertura almeno del 30% dei vaccini sulla popolazione totale, e quindi permettere di generare veramente poi un percorso che può, diciamo, far pensare: ok, finalmente siamo usciti dalle emergenze. Ecco, questo è il dato fondamentale. Se ci dovessero essere delle notizie che sono diverse rispetto a questa previsione, naturalmente il mercato potrebbe reagire in maniera anche scomposta. Quindi anche il Nasdaq, per quanto riguarda il suo movimento, anche qui a livello mensile ha toccato ovviamente questo mese il massimo di 12.783, quindi nuovi massimi assoluti. Anche lui, come naturalmente il movimento avuto diciamo dallo Standard & Poor's a livello settimanale, ha avuto naturalmente il suo massimo a 12.783, anche qui, come vedete, la figura con uno spike molto, molto forte e molto elevato. Questo a livello settimanale e questo naturalmente a livello daily. E andiamo naturalmente a questo punto a vedere, per quanto riguarda l'Europa, la situazione a livello europeo con chi? Principalmente con la Germania. Quindi la Germania sappiamo che ieri ha avuto comunque una chiusura negativa molto forte, ma anche in questo caso guardiamo e osserviamo il movimento settimanale, che è composto praticamente dal movimento, questo qui è quello mensile come grafico, ma che rispecchia poi quello che è stato il movimento di incertezza settimanale. Quindi siamo andati a ritoccare la settimana scorsa i 13.772 senza romperli, l'apertura in gap up sell, poi il forte storno e il recupero praticamente effettuato all'interno della stessa giornata. E oggi naturalmente siamo a un livello superiore rispetto a questo che abbiamo tracciato sul grafico. Sì. L'Italia che aveva raggiunto i 22.164, ci stava un possibile ritracciamento rispetto ovviamente alla candela mensile precedente, e questo ritracciamento, lo avevamo detto la settimana scorsa, potrebbe arrivare fino in area 20.560 come area, questo qui che equivale più o meno a diciamo questo piccolo ritracciamento segnato qua sul grafico. È un movimento che potrebbe fare bene, dipende ovviamente da come si muoverà l'America e come si muoverà l'Europa, però potrebbe essere anche funzionale per poi un'eventuale ripartenza, e questo lo andremo a vedere. Eccolo qui a livello settimanale, quindi il famoso 22.164 rotto momentaneamente a livello settimanale 3 settimane fa, il ritracciamento che c'è stato in essere. Quindi qua sarà importante capire il movimento di questa settimana, ma come dicevi prima bene tu, ormai abbiamo da qua a fine anno la chiusura di 5 giornate, quindi Sì. Diciamo che i giochi sono già stati fatti. Ecco, è come se avessimo ancora una settimana piena praticamente, ecco, quindi 5 giorni. Sì. Ovviamente con tanti momenti di chiusura di mercato che quindi potrebbero nascondere delle notizie positive o negative, e quindi potrebbero portare ovviamente delle successive maggiori variazioni. Per quanto riguarda il petrolio che aveva rotto anche l'area 50.7, era andato fino in area 52, adesso vediamo naturalmente quale sarà lo sviluppo. Sarà molto importante l'eventuale rottura definitiva e confermata dell'area 50.7, perché poi potrebbe portare il primo target a 57.45. Il Brent, questo, giusto? Sì, Brent.
Nel caso contrario, questo come immagine weekly, nel caso contrario ci potrebbe essere uno storno prima in area 46,50 e poi qua dovremmo vedere naturalmente quale sarà il possibile ulteriore sviluppo. Per quanto riguarda invece l'oro, l'oro avevamo avuto nelle scorse settimane il ritracciamento in area 1790, la momentanea falsa rottura per 2 settimane di seguito e poi naturalmente il recupero che c'è stato in essere. Sembrerebbe che abbia raggiunto momentaneamente di nuovo i 1913 e sembrerebbe che sia di nuovo all'interno di questo momentaneo canale di ritracciamento, semplicemente di ritracciamento rispetto al trend forte, ma potrebbe essere semplicemente la seconda onda rispetto al movimento 1-2-3 che poi potrebbe portare, se confermato, nuovamente con la rottura al rialzo dei 1913, potenzialmente l'oro in area 2074. Anche qui però bisogna andare a guardare tutte le informazioni strettamente correlate naturalmente al movimento che l'oro potrebbe fare sia in funzione di bene rifugio, sia in funzione di alternativa di investimento, sia in funzione di movimento contrario, che di solito ha l'oro come le valute, il franco svizzero e lo yen, rispetto a movimenti contrari di mercato o di incertezza. E ieri l'oro è stato un altro asset che non aveva ben chiaro, quantomeno durante le contrattazioni in Europa, di quale direzione prendere. La candela è stata a lungo un doji con praticamente assenza di corpo, cioè un ampio spike rialzista, un ampio spike ribassista, tant'è che ha toccato sia i 1900 sia i 1820 dollari l'oncia e insomma il corpettino centrale proprio al centro della candela, come a dire che faccio, andiamo su o andiamo giù? Non lo sappiamo ancora, poi alla fine insomma complice Wall Street e tutto il resto. Si è andata a generare questa candela che vedete anche da voi, anche voi da casa, però insomma inizialmente immaginatevi che era molto più simile a quella del 7 dicembre, quindi senza che avesse appunto una direzione chiara da prendere. Ti ho interrotto, Michelangelo, No, scusami. no, figurati, assolutamente sì, diciamo che il movimento positivo lo ha fatto soprattutto nella giornata di venerdì perché comunque ha fatto un buon movimento di allungo e poi in questo momento sembrerebbe che sia ulteriormente arrivato appunto al famoso 1913. Quindi sarà molto importante la rottura di questo trend line, ecco, che hai tracciato anche tu al rialzo, se vuole tentare ovviamente il recupero prima di 1913 e poi del 2074. In caso contrario, potrebbe continuare il suo ritracciamento e poi a quel punto, solo in area di nuovo 1850 prima e 1790 dopo, saremo in grado di capire se è appunto la seconda curva. La seconda onda, la numero 2 rispetto all'1-2-3, oppure se in realtà potrebbe essere veramente l'inizio di un forte ritracciamento. Sempre parlando di oro, sempre parlando ossia di investimenti alternativi e sempre parlando di movimento del dollaro in maniera indiretta, andiamo a vedere l'ultimo grafico che è quello naturalmente del Bitcoin. Bitcoin che nella fattispecie ha segnato nuovamente dei nuovi massimi, lo possiamo osservare molto bene in questo grafico qua. Guardate il movimento: una volta rotto Eh sì. il 19.473 e il 19.828, che era il massimo precedente raggiunto, guardate il movimento naturalmente della candela che l'ha portato fino in area 22.903 per poi andarli a far toccare dei massimi ben superiori ai 23.500-23.700. Ecco, anche qui sarà molto importante capire quale sarà il movimento. Ovviamente, a fronte di tutte le possibili notizie e le possibili interpretazioni di questo movimento, anche come bene ulteriore, bene considerato da alcuni, ulteriore bene rifugio. Dobbiamo considerare che sicuramente buona parte di questo movimento è stato ulteriormente influenzato dal movimento ribassista ulteriore del dollaro, perché questo non lo dobbiamo mai dimenticare, che il Bitcoin e BTC su
/USD, quindi un movimento al ribasso del dollaro dà maggiore forza naturalmente al Bitcoin. Ecco, quindi sarà molto importante, visto che abbiamo superato tutti i massimi precedenti, capire quale eventuale movimento tecnico e o con informazioni, diciamo, macroeconomiche sottostanti avrà il Bitcoin nel suo prossimo futuro. Da osservatore ti così, insomma, l'impennata del Bitcoin per certi versi potrebbe anche ricordare altre impennate a cui abbiamo assistito. Mi viene in mente il primo titolo che mi viene in mente è quello di Tesla. Ovviamente poi al di là di delle analisi tecniche specificatamente su Tesla o su Bitcoin, quale dei due pinning rialzisti diciamo ti sembra più fantascientifico, quello del Bitcoin o quello di Tesla? È un bel quesito, bel soprattutto quesito. Perché Tesla, in realtà lo confrontiamo, quando parliamo di Tesla pensiamo soprattutto al settore macchina, ma sappiamo che dietro naturalmente c'è tutta una parte di discorso riferita all'aerospazio e soprattutto riferita al fatto che, come sappiamo, tutte le innovazioni aerospaziali / militari poi trovano negli anni successivi una diretta applicazione nel mercato, chiamiamolo così, di investimento civile, quindi quello che può essere l'automotive o quello che può essere l'industria o quello che possono essere i materiali naturalmente come semiconduttori, iperconduttori o isolanti. Ecco, quindi quando parliamo di Tesla parliamo in realtà di un movimento che non risente solo esclusivamente, anzi secondo me risente veramente in piccola parte, delle scelte fatte a livello di studio e di investimento diretto sul mercato automotive elettrico. Forte per quanto riguarda il discorso investimenti elettrici, ma sappiamo anche che da qua al 2030 c'è un iniziale, diciamo, spostamento, switch di investimento per quanto riguarda il green energy. Di nuovo, perlomeno così sembrerebbe, il leitmotiv è questo, di nuovo sull'idrogeno, magari l'idrogeno anche funzionale alla produzione dell'elettrico. Sappiamo che Tesla è sicuramente una delle maggiori marche che ha investito fortemente su questa scelta, ma sappiamo che ancora comunque si riferisce a un settore molto elite, mentre abbiamo visto tutta l'altra parte di automotive che si muove sull'elettrico in maniera molto ma molto veloce, soprattutto in Italia, anche in funzione degli ulteriori incentivi che sono arrivati e che stanno oltretutto arrivando. Quindi, ecco, parliamo di due settori completamente differenti. I movimenti sono stati forti per entrambi, quindi, ritornando alla tua domanda, sia per il titolo Tesla sia per il titolo Bitcoin, teoricamente su Tesla ci dovrebbe essere un movimento legato più alla parte macroeconomica, sul Bitcoin, il Bitcoin invece il movimento dovrebbe essere legato più a delle scelte di investitori anche istituzionali, quindi come diversificazione e asset, e in quanto tali potrebbero poi avere naturalmente dei movimenti a rialzo o ribasso molto forte in funzione di quello che finisce di essere una moda e ricomincia a essere naturalmente una valutazione oggettiva dello strumento che si prende in considerazione. Michelangelo Massara, grazie, ovviamente auguri di buon Natale anche a te e alla tua famiglia, ci risentiamo presto. Grazie, tanti auguri a te e tanti auguri a tutti. Ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario. Segnalo che la società, la criptovaluta Ripple, di cui spesso parliamo, potrebbe essere citata in giudizio dalla SEC, che vorrebbe intentare una causa proprio contro Ripple, sostenendo che la società ha violato le leggi contro la vendita di titoli non registrati quando ha venduto XRP agli investitori. Il CEO di Ripple, Brad Gerlinghaus, ha affermato che la causa della SEC è sbagliata per una questione di diritto e di fatto, dunque sostanzialmente, le due parti sono distanti. Insomma, XRP è diminuita drasticamente a seguito della notizia della causa SEC con la criptovaluta, scesa di oltre il 17% a circa 46 centesimi. Questo perché con Michelangelo abbiamo parlato anche di Bitcoin e quindi di criptovalute per l'appunto. Noi ci fermiamo, piccolo break, preparate le domande perché c'è Enrico Geia, tra poco.